Siamo pronti ad ospitare migliaia di persone. La gente vuole vacanze. Siamo sulla strada che porta al Mar Morto, diretti verso un'area che è chiamata Isola Verde, una zona completamente Covid-free. Questo è l'unico punto di accesso alla zona degli hotel che affacciano sul Mar Morto. Qui tutte le persone vengono controllate, si entra solo con il Green Pass. Al momento qui hanno aperto 3 hotel, domani ne apriranno altri 3, la prossima settimana altri 4, il prossimo fine settimana sono attese 4-5.000 persone. Abbiamo riaperto domenica. L'albergo è pieno all'80%. Nel fine settimana saremo al completo. Gli ospiti dell'hotel possono raggiungere questa spiaggia privata per poi entrare e galleggiare qui nel Mar Morto. Qui alla reception ci assicuriamo durante il check-in che i clienti abbiano il Green Pass. Se non ce l'hanno, non possono entrare in hotel. Non solo le località di vacanza, qui in Israele la vita, con il 50% di persone vaccinate, sta tornando alla normalità. Palestre, cinema e teatri riaperti per chi ha uno speciale certificato vaccinale. Siamo a Bat Yam, nel sud di Tel Aviv. Qui il comune, per incentivare i più giovani a vaccinarsi, ha organizzato un evento con musica e festa. Questa è la coda di persone che sono in attesa di essere vaccinate. La coda è molto lunga. Perché sei venuta qui oggi? Per fare il vaccino. Ma sei venuta anche per il DJ set, la musica e il resto? Sì, anche questo è bello. È divertente. Tutto ok, è tutto perfetto. È la prima vaccinazione? Sì, è la prima dose. Dopo il vaccino bisogna aspettare 10 minuti per vedere se ci sono effetti collaterali. Mi danno un biglietto per un drink e qualcosa da mangiare. Stiamo qui per una decina di minuti e poi andiamo a casa. È gratis, giusto? Sì, è gratis. Israel, number